Mario, io non mi faccio pregare, tu mi hai chiamato, io ho visto tutto quel po' di roba che ho visto l'altra volta, ho detto, ah, ci siamo. Hai fatto benissimo, aspettavo solo a te. Ecco, senti, però prima di sederci a tavola, eccetera, io bisogna che conosco gli altri che fanno parte della degustazione, gli altri vagoncini, le altre proposte. Va bene, allora intanto andiamo a conoscere le altre persone. Perfetto. E poi scegli cosa vogliamo mangiare. Tutto all'insegna della qualità, all'insegna della ricercatezza del territorio, di tutto. Qui del resto un viaggio nella cucina della tradizione. E nei vagoni del buon cibo. E nei vagoni del buon cibo, che sono i vagoncini. Esatto. Io ne ho visti una metà l'altra volta, adesso bisogna che conosco anche gli altri. Assolutamente. Va bene? Andiamo. Posto. Andiamo, andiamo, andiamo. Iniziamo questo viaggio all'interno di questa degustazione così ricca e stimolante da un piatto della nostra tradizione, la piadina, di cui tu immagino sia una grande estimatrice. Esatto. Però spiegami che cos'ha di così particolare la piadina della Peppa. Allora, la piada della Peppa è rigorosamente stesa a mano, come vuole la tradizione marchigiana. Quello che la rende speciale sono gli ingredienti che utilizziamo, le materie prime. Quindi andiamo a unire nell'impasto acqua, strutto, la farina che andiamo a macinare nel mulino Fanese Macrelli e le uova, che invece sono da allevamento a terra, di Ravenna. Perfetto, quindi insomma, c'è un po' di Romagna anche nella piadina della Peppa. Poi immagino anche gli ingredienti siano... Gli ingredienti sono tutti locali, ogni farcitura che a partire dai salumi, tutte la tipica erba cotta la facciamo noi, le bietole, le cicorie le sbollentiamo come si faceva una volta, facciamo tutto in casa. Ecco, sì. Un piccolo angolo di tradizione, di cultura contadina, un piatto povero ma di sostanza. Di sostanza, esatto. Va bene, la piada tua preferita? La mia piada preferita, vabbè, la classica squacquerone rucola. Squacquerone, come non rinunciare allo squacquerone? Squacquerone rucola. Non c'è storia. Però dalla piadina ok, però se uno vuole qualcosa un po' più di sostanzioso, visto che stiamo parlando di cena, perché Mario Alberto mi ha invitato a cena, quindi giustamente. Un bel primo a cena ci sta bene. Ci sta bene. E che primi ci abbiamo? Allora, qua abbiamo la pasta della Peppa con un laboratorio dove vede le nostre sfogline che stendono a mano tutta la nostra pasta che poi produciamo e cuociamo al momento. Fantastico. Sono i nostri ragazzi che saltano la pasta al momento. E importante anche qua è l'impasto e le materie prime che utilizziamo, come nella piada, anche qua abbiamo una pasta un po' più povera, ovviamente la pasta all'uovo è farina e uova e la farina è sempre macinata a pietra nel mulino Fanese Macrelli, mentre le uova sempre d'allevamento a terra di Ravenna. Fantastico, quindi uno viene qui e vede anche proprio come vengono... Vede proprio le sfogline che stendono la sfoglia, che fanno i cappelletti, i tonnarelli... Tutto quello che c'è. Esatto, esatto. E uno può anche fare da sport, nel senso se uno vuole, non so, 2-3 ciuffi di tagliatelle da portarsi a casa... Certo, arriva qua e magari se non sono pronti le sfogline te le preparano al volo, quindi poi le può portare via, esatto, quindi... da cucinare a casa. Due piccioni con una fava. Esatto. Mi rilascio e poi c'ho anche il pranzo per il giorno dopo. Fantastico.
Allora, dopo tutto questo viaggiare per vagoni, piade, pizze, pasta, carne, tutti, bisogna chiudere in bellezza. Certo, arriviamo al dolce. Abbiamo un'ottima pasticceria della pasticceria Cavazzoni qui di Fano, con mignon, muffin e tanto altro preparato con ingredienti assolutamente freschissimi, di prima qualità, per garantire la freschezza e il gusto, e ovviamente accompagnati da un altrettanto ottimo caffè della nostra torrefazione fanese di Master Espresso Italiano, torrefatto e macinato a chilometro zero. E ci uniamo volendo il gelato della gelateria del Cristallo e chiudiamo in bellezza. Quindi un caffè locale? Assolutamente sì, assolutamente sì, con un occhio attento alla qualità dei prodotti, dei materiali, quindi la provenienza dei caffè, la coltivazione, e però prodotto assolutamente in Italia. In Italia, benissimo. Siccome là ci sono i pescatori, qua c'è la moretta, mi sembra giusto. Assolutamente, chiudere. La nostra moretta fanese, assolutamente fanese, DOC. Bella divisa, quindi la fate precisa. Perfetto. Allora, il nostro numerino è comparso, quindi ormai ho capito come funziona il meccanismo. Esatto. Sono andato lì, mandato il numerino, mi sono seduto, ho aspettato e... Le ragazze ci hanno portato da bere. Fantastico, questo è il meccanismo. Questo è il meccanismo, esattamente. Finalmente, adesso... Puoi assaggiare tutti i migliori prodotti che abbiamo qui all'interno, tutto il cibo di qualità che c'è. Guarda quanta roba... Tantissimo. In pochi centimetri, diciamo, dai. Senti, però quest'idea è un'idea molto innovativa, nuova, è una proposta di qualità in un centro commerciale che, devo dire... Fino adesso non avevo mai incontrato, è un'idea, una bella idea che vi è venuta. Assolutamente, proprio uno dei nostri obiettivi, portare il cibo di qualità all'interno di un centro commerciale. Si è sempre stati abituati a mangiare un panino, una piada, un mordi e fuggi e andar via. Invece noi vogliamo proprio dare un altro tipo di concezione, vogliamo che sia un luogo di destinazione. Come hai fatto tu questa sera? Hai detto: cosa faccio stasera? Vengo a cena qui, così mangio con degli amici quello che voglio, prodotti di qualità. Hai lasciato i tuoi nipoti, io ho visto di sopra, a giocare nell'area bambini, e noi adesso siamo qui che mangiamo, quindi... Certo. Prodotti al top, chilometro zero, vini del territorio, non so veramente più... Birra del territorio. Birra del territorio, abbiamo le partite di calcio che possiamo vedere. I tavoli in comunione insieme, così, per fare le chiacchiere. L'ambiente è importante, avete ricreato un bel ambiente accogliente, cioè dove si sta piacevolmente in compagnia. Esatto, questo è fondamentale. Metti caso che in pausa pranzo, oppure anche cena, vieni qui perché sei da solo, perché comunque hai un attimo da fare, non hai trovato l'amico, ti puoi sedere a fianco a chiunque e appunto iniziare un nuovo viaggio, così come un nuovo viaggio ogni pranzo, ogni cena all'interno di Degustazione. Benissimo, io guarda, ti ringrazio perché mi hai fatto scoprire una bella realtà, è chiaramente una scelta ben precisa quella di collocarsi in questo ambito, però devo dire che a giudicare dalle persone che abbiamo visto in queste due giornate che abbiamo passato insieme, devo dire che la scelta è stata azzeccata, quindi insomma complimenti. Grazie mille, speriamo di riuscire intanto a crescere ancora e di vedere sempre più gente che faccia il proprio viaggio all'interno dei nostri vagoni. Oh, per passare una serata in questa degustazione e sapere che cosa c'è, naturalmente siete social, immagino. Assolutamente, abbiamo il nostro sito internet degustazione.eu, oppure su tutte le piattaforme social, Facebook, Instagram, tutto quanto. Ogni giorno, ogni settimana andiamo a pubblicare sia i nuovi piatti, sia i nuovi eventi e tutto ciò che concerne, che è legato alla qualità del cibo
e al divertimento all'interno di degustazione. Fantastico, va bene, io adesso... Puoi iniziare a mangiare, direi, no? Buon appetito! Buon appetito e grazie! A te.